Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati come tutti i martedì qui a Sport 91 Live per l'analisi della giornata. Da 37esima siamo alle battute finali di questo campionato di Serie A caratterizzato per intero dalla situazione coronavirus, un campionato che è stato comunque emozionante e ci sono ancora delle cose da decidere. Ne parleremo come tutti i martedì in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Franci, ben ritrovato. Sono sempre triste quando il campionato sta per finire. Sembra che inizia insomma in poco tempo, è settembre, agosto, poi siamo praticamente arrivati a maggio inoltrato e sono poche le giornate che mancano. In realtà ne manca soltanto una, poche in realtà, perché avevo in testa il discorso europeo, che in realtà iniziano per fortuna alcune giornate dell'europeo, quindi... In realtà è una giornata però abbastanza spezzata anche questa, quindi sarà un weekend molto intenso. Sì, tra sabato e domenica per la gestione della Serie A, però come sempre prima facciamo un passo indietro e allora andiamo a vedere quella che è stata la giornata numero 37, la penultima della Serie A, che si è aperta con un rocambolesco 3-4 tra Genoa e Atalanta, poi Spezia-Torino 4-1, Juventus-Inter a proposito di rocambolesco con la vittoria dei bianconeri per 3-2, la Roma nell'anticipo del sabato vince l'ultimo derby con Paolo Fonseca contro la Lazio, vittoria importantissima del Napoli che sbanca il Franchi di Firenze, la Sampdoria ottiene una vittoria comunque importante per il morale e la classifica contro l'Udinese, pareggio sanguinoso per il Benevento contro il Crotone, vince, continua a sognare l'Europa il Sassuolo nel derby emiliano contro il Parma. A proposito di risultati sanguinosi da un punto di vista sportivo, il pareggio del Milan contro il Cagliari e un altro pareggio, quello che chiude la giornata numero 37, quello tra Verona e Bologna. Diamo anche un rapido sguardo alla classifica con l'Inter che insomma già abbondantemente ha chiuso i giochi scudetto a 88 punti, poi la lotta Champions davvero, davvero entusiasmante con l'Atalanta, Milan, Napoli e Juventus che si giocano i due posti, tra l'altro l'Atalanta già è qualificata in Champions League e situazione delicata per il Benevento nelle zone nobili, anzi le zone basse della classifica con il Cagliari che ha ottenuto la salvezza prima ancora di giocare contro il Milan e il Benevento che sta seriamente rischiando di abbandonare la Serie A. Arriviamo al momento della settimana, la tua partita della settimana. Ti avrei voluto tanto dire Genoa-Atalanta, poiché è stata la prima che ho visto, che ho vissuto, una partita quasi incredibile, possiamo dire, poiché l'Atalanta fin da subito, nonostante i primi tre minuti veramente di marca del Genoa, dove ha macinato occasioni da gol, poi l'Atalanta ha fatto di un sol boccone gli avversari e poi c'è stato questo rigurgito di orgoglio quasi inaspettato, quindi partita comunque aperta fino agli ultimi minuti, però mi tocca ovviamente dirti Juventus-Inter, perché quello che è successo, tutte le polemiche, gli strascichi di polemiche che ci sono stati e ci sono ancora, poiché ancora ieri nelle trasmissioni televisive nazionali si continua a parlare del VAR, delle scelte di Calvarese, di come questa gara possa determinare e condizionare quest'ultima giornata di campionato, quindi ci tocca parlarne assolutamente ed è questa forse la partita principe del weekend, oltre il passo falso del Milan che sinceramente non mi aspettavo, cioè non mi aspettavo a metà, nel senso non davo la gara per scontata, così come sicuramente non hanno fatto neanche i rossoneri, però il Milan si è complicato parecchio e fin troppo la vita con questo mezzo passo falso. Sì, non è stato facile anche perché comunque affrontava un Cagliari che negli spogliatoi avrà tranquillamente festeggiato una promozione tutt'altro che insperata dopo gli ultimi mesi difficili, ma l'arrivo di Mister Semplici ha rivoluzionato completamente la squadra di Giulini, tra l'altro l'abbiamo detto in più di un'occasione anche qui, la rosa del Cagliari è una rosa di grande prestigio, insomma abbondantemente da salvezza tranquilla, invece l'inizio non è stato piacevole per l'allora squadra di Di Francesco, poi è arrivata una salvezza, mentre invece tra Juventus e Inter, bella partita, proprio sembrava quasi ripetersi la storia di Juventus-Inter 3-2, poi per fortuna dei tifosi del Napoli è stato scacciato quel 3-0 famoso della tripletta di Simeone e quindi la Juventus continua ad essere in lotta Champions, una partita però
qui non si può non parlare, secondo me, del discorso arbitrale, una direzione che ha colpito, ha penalizzato praticamente tutti, da una parte e dall'altra, disattenzioni al VAR, il rigore di Cuadrado che lascia più di qualche perplessità, una situazione che però alla fine porta la Juventus, che adesso forse è quella un pochino più favorita magari rispetto al Milan, visto anche il prossimo obiettivo dell'appuntamento dei rossoneri. Sì, assolutamente, anche perché nel prossimo turno, nell'ultimo, la Juve comunque è una gara un po' più abbordabile. È vero, sì, che deve giocare la finale di Coppa Italia, quindi sicuramente porterà via tante energie fisiche e mentali, ma questo non è mai stato un problema in casa Juve, soprattutto nelle gare secche. Però al momento tutte le pressioni sono in casa Milan, anche perché ovviamente l'Atalanta, per quanto abbia già la Champions in tasca, ma vuole assolutamente conquistare, confermare, sì, il secondo posto in classifica, anche perché c'è una differenza anche di introiti in base al posizionamento in classifica, e per l'Atalanta comunque 10 milioni piuttosto che 15, piuttosto che 20 o 5 comunque fanno la differenza, ma penso per qualsiasi squadra, soprattutto in quest'ottica, in quest'anno l'ennesimo di mercato, nuovamente Covid edition, possiamo dire. Quindi assolutamente potrebbe fare la differenza in casa orobica, anche perché ci sarà una Champions da giocare il prossimo anno, quindi perché no, bisognerà vedere anche se ci dovesse essere un cambiamento in panchina, quindi veramente la prossima stagione cosa vorrà fare l'Atalanta da grande, come diciamo spesso. Quindi sì, la vittoria della Juve è stata particolarmente pesante, partita che nonostante gli errori comunque è stata molto vivace, sì, è stata anche bella, per quanto si possa dire, perché molti hanno detto che non è stata la stessa Inter, ma c'è da dire che i nerazzurri, ovviamente con uno scudetto in tasca, sì, ma anche come distrazione della settimana, poiché ci sono stati tanti eventi, c'è stata la bracciata, c'è stato anche un momento di maggiore relax da, sì, parte dei calciatori, che si sono goduti proprio l'ufficialità di questo scudetto e festeggiamenti comunque anche a Milano, certo, in campo, a San Siro. Quindi è normale un attimo, un momento umano di calo, certo, fisiologico, nonostante la partita l'abbiano assolutamente giocata, sì, fino, sì, agli ultimi minuti. Il problema resta sempre lo stesso, gli errori, come hai detto tu giustamente, ci sono stati, e da ambo le parti, quindi non solo sponda Juventus. Il problema è sempre il protocollo che ogni settimana viene richiamato all'attenzione dell'arbitro in campo in una maniera diversa. In alcuni casi si fa riferimento al VAR, in altri non si fa riferimento al VAR, in altri ancora il VAR che richiama l'arbitro, in altri ancora è l'arbitro che richiama il VAR. E comunque in un episodio che avrebbe cambiato le sorti non solo della, certo, Juve, ma della classifica e di altri club, era necessario andarlo a riguardare al VAR, questo fallo di Cuadrado e o di Perisic, ovviamente. Sì. Cosa che purtroppo non c'è stata, nonostante poi i giocatori dell'Inter abbiano detto, ovviamente non spetta a loro dare indicazioni, certo, all'arbitro calvarese, però non capisco il suo atteggiamento, credo fosse in un momento di confusione proprio per le scelte fatte anche in precedenza, ovviamente anche un momento molto molto delicato della partita, erano veramente gli ultimi minuti, sì, però è una scelta pesante ed è forse l'errore che al momento pesa di più, non solo appunto in casa Juve in senso positivo, ma anche in casa Milan e in casa Napoli ovviamente in senso negativo. Sì, sicuramente è stata una situazione delicata, poi probabilmente, come dicevi anche giustamente tu, quando ci sono una serie di errori sei influenzato, quindi l'arbitro, sì, magari sarà stato anche influenzato, è stata una direzione comunque bocciata su tutti i fronti, sì, alla fine quel che ne resta è una vittoria comunque importante per la Juventus, che continua, nonostante le critiche, nonostante i dubbi, nonostante Ronaldo che abbia fatto trasferire le sue supercar con un'azienda lusitana, continua ad essere lì, continua a lottare, e intanto domani, mercoledì, va a giocarsi la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Sicuramente una partita forse sulla carta scontata, secondo me no, quello che posso dirti, preme sottolineare, è che per fortuna al Mapei 4.300 tifosi tornano. Che bello, questa è una bellissima notizia, leggevo anche per le prossime settimane che ci sarà una riapertura graduale ovviamente, sì, per le manifestazioni dove sarà possibile, ancora poco perché comunque soprattutto in grandi stadi, certo, 4.000, sentivo anche di 1.000 tifosi, sono veramente pochi, però è comunque un inizio, un segnale importante per
perché il calcio senza tifosi, soprattutto allo stadio, non è nulla, e noi che li abbiamo frequentati sappiamo quanto sia stato triste quest'anno vedere quegli spalti vuoti, quell'atmosfera completamente diversa. Ad un gol ancora più importante non ascoltare il boato, lo speaker che magari richiama l'attenzione ma non c'è il pubblico ad osannare i propri beniamini. Quindi è stato veramente l'ennesimo anno, perché anche lo scorso è stato così, veramente un anno brutto. Noi anno intendiamo sempre quello calcistico, in realtà non quello solare. Fatto sta che anch'io sono convinta che la finale di Coppa non sia assolutamente scontata, anzi credo che sia l'obiettivo principe in casa Atalanta per questo inizio settimana, anche perché sarebbe un po' la consacrazione di un percorso importante in casa nerazzurra, e comunque sarebbe un trofeo anche più che meritato, che andrebbe ad arricchire una bacheca che comunque meriterebbe un trofeo per quanto fatto negli ultimi anni, quindi lo meriterebbero assolutamente. Sì, una partita comunque che si prospetta interessante. C'è da dire che comunque l'Atalanta la sua stagione l'ha fatta, l'ha detto Gasperini in conferenza, ha detto sarebbe la ciliegina, comunque al momento seconda in classifica, Champions League già guadagnata, vincere la Coppa Italia sarebbe in più, e inoltre sono in un momento di forma davvero importante. Sì, c'è stata quella disattenzione col Genoa, però erano andati avanti anche 4-1, insomma. Sì, ma infatti anche lì rientra un po' il discorso del calo fisiologico ma anche psicologico. Capita molto spesso che quando si è avanti tanti gol, poi nel secondo tempo un po' si crolla, sì, si molla un po' la presa psicologicamente, ma capita comunque raramente in casa Atalanta, quindi ci può stare. Ogni tanto poi comunque hanno portato a casa il risultato, sì, quindi non ci sono state conseguenze, hanno tenuto bene fino alla fine. Nonostante ciò, l'Atalanta poi ha sempre messo in difficoltà la Juventus anche in questa stagione, sì, e sicuramente anche la Juve ha tutte le pressioni sulle proprie spalle, anche lo stesso Pirlo che in questi giorni è stato tacciato anche di tanti errori, sì, queste 37 formazioni diverse rispolverate nell'arco di tutto il campionato, mai una stabilità per quanto riguarda uomini e moduli, quindi anche lui resta ancora sulla graticola. E poi immaginiamo una stagione con la Champions ancora in bilico all'ultima giornata, una Champions abbandonata, sì, in maniera comunque inaspettata, possiamo dire, a metà di questa stagione, ancora di più scudetto sfumato, immaginiamoci anche eventualmente Coppa Italia sfumata, potrebbe essere veramente un fallimento totale. Sì, dalla sua, con le statistiche, è tra virgolette avvantaggiato, perché al Mapei ha dato un brutto dispiacere ai tifosi del Napoli con la vittoria in Supercoppa, però sicuramente la vittoria contro l'Inter avrà dato certamente morale ai bianconeri, che proveranno magari in partita secca, in una partita differente rispetto al singolo campionato, a portarsi a casa comunque il secondo trofeo stagionale. Senza trofeo invece si chiude la stagione di Roma e Lazio, si sono affrontate nel derby, mentre parliamo noi invece stasera c'è in campo la Lazio contro il Torino, ne parlerai sicuramente. Finalmente, direi. Ne parlerai sicuramente meglio nella giornata di venerdì con il tuo appuntamento di prima Serie A. Intanto Fonseca, l'ultima soddisfazione da allenatore della Roma, se la toglie perché estromette la Lazio dalla lotta Champions League in modo definitivo. Non me l'aspettavo assolutamente, devo dire la verità, non me l'aspettavo, anzi mi aspettavo una Lazio che ci provasse fino alla fine, ancor più perché aveva questo match point della gara da recuperare, sì, gara che comunque sarà importantissima, quella che si sta giocando in questi minuti, non solo ovviamente per il Torino ma anche per il Benevento che assiste da, certo, spettatore, poi ne parleremo sicuramente dopo. E stasera potrebbe dirsi tanto per quanto riguarda appunto la lotta salvezza. Nonostante ciò, comunque non mi aspettavo sinceramente la vittoria della Roma, una vittoria così, così rotonda. Fatto sta che non mi ha convinto assolutamente, lo continuo a dire, la stagione giallorossa, resta comunque positiva invece quella biancoceleste, che comunque sì, avrebbe potuto fare di più, qualcosa in, certo, più in queste ultime giornate, ma si è vista anche un po' protagonista di una lotta davanti a sé quasi
quasi inarrivabile, quindi secondo me un po' psicologicamente hanno gettato la spugna per quanto riguarda la Champions, anche perché si correva, quindi le energie tendevano un po' a calare in questa fase di questa stagione che poi è stata veramente molto molto lunga. Anche lì poi ci sono tanti interrogativi, certo, per quanto riguarda il futuro, perché non sono pervenute ancora notizie per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina. Si da Roma è tutto confermato, Roma, intendo Roma proprio. Sì, Roma, sì, Roma società è a posto, perché sì, insomma, sì, Roma, ufficializzato Mourinho. Roma la grandissima. Roma-Lazio invece c'è un po' più di difficoltà, perché il rinnovo che sembrava praticamente scontato di Inzaghi adesso è un po' meno scontato. Eh sì, anche perché viene costantemente accostato, possiamo dire, ad altri club, quindi c'è ancora molto riservo al riguardo. Bisognerà vedere, sinceramente io lo confermerei, perché sì, no? Sì, sì, sta facendo una grandissima stagione. Sì, è entrato in empatia comunque con la società, sì, con i tifosi, comunque con la squadra, si è creato anche un bell'ambiente e ci vuole continuità anche in casa Lazio, secondo me, e può fare bene. Sì, pure secondo me, insomma, il discorso di Inzaghi è importante, anche grazie all'ausilio di un grande dirigente come Tare, hanno costruito tanto. A mio avviso credo che il presidente Lotito debba quanto prima, per ascoltare proprio un parere un po' di non problemi richiesto, da risolvere, il certamente anche lo con dice. Il discorso della Salernitana, però il rinnovo di Inzaghi deve essere importante per il proseguo della stagione, per il proseguo della nostra trasmissione. Prima però c'è un piccolo break pubblicitario, ci fermiamo un attimo, torniamo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live dopo un piccolo break pubblicitario con l'analisi della giornata numero 37, e adesso introduciamo il tema legato al Napoli, una partita non facile, tutt'altro, anzi il risultato è anche curioso, perché la Fiorentina, con una stagione difficile ma salvezza raggiunta, è entrata in campo con mordente, ha dato il suo. Probabilmente, insomma, quel 6-0 ricevuto allo stadio Maradona non è stato gradito, insomma. Eh sì, assolutamente, era stato detto anche in settimana da parte della società che avrebbero avuto un po' questo dente avvelenato. Sembrava a lunghi tratti una finale di Champions, perché veramente c'era in campo non solo la voglia veramente di dimostrare da parte dei viola il proprio valore, ma c'era proprio quella cattiveria agonistica che comunque si fa fatica anche a vedere in queste ultime giornate, al di là dei vari risultati. È stata gara vera, come dovrebbe sempre essere. Alla lunga poi è emersa tutta la qualità del Napoli, che sta facendo veramente bene, e non è stato scontato il risultato di Firenze, anche perché soprattutto nel primo tempo ho visto un Ribéry che ha fatto praticamente reparto da solo, un Vlahovic veramente eccezionale. Ieri ascoltavo varie trasmissioni nazionali nelle quali si parlava dell'eventualità di un addio di Icardi al Paris Saint-Germain e il Milan alla finestra, e quindi
con il giocatore che si sarebbe proposto proprio ai rossoneri. E molti commentavano: più che Icardi acquisterei Vlahovic, un po' la scoperta dell'acqua calda, certo. Diciamo. È un po' il giocatore del momento, ma veramente, come è stato detto spesso in telecronaca, dominatore dei cieli. Veramente ha uno stacco di testa incredibile, ha messo a volte anche in difficoltà non solo la difesa del Napoli, ma anche il centrocampo, perché è uomo ovunque. Quindi veramente un calciatore, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, sì. Però ovviamente avendo visto ancora più attentamente la partita ho avuto modo di apprezzarlo ancora di più, ma poi con una grande voglia di fare fino veramente agli ultimi secondi, sì. Del suo impiego in campo, veramente ha fatto tanto tanto bene, ancora di più il Napoli appunto, che sta vivendo un momento di forma eccezionale, possiamo dire psicofisica. C'erano state un po' di perplessità alla vigilia, sì. Per questi corsi e ricorsi storici, ma lo avevamo detto, il Napoli non è lo stesso del 2018, partiva anche da una situazione diversa perché comunque doveva mantenere il suo vantaggio rispetto, certo. Alla Juventus, rispetto invece allo svantaggio di un punto di quando tutta la piazza sognò lo scudetto, ma soprattutto è artefice del suo destino, quindi è vero, può far male guardare lo spettacolo dello stadium di Torino nel pomeriggio di sabato, però è tutto nelle proprie mani, quindi basta focalizzarsi su se stessi, così come ha fatto il Napoli, che ha avuto anche la pazienza, certo. Di aspettare il momento giusto, concretizzato poi da questo calcio di rigore ribattuto poi in rete da Capitan Insigne, che si è preso ancora una volta la responsabilità, certo. Di un rigore molto molto importante, e poi da questa perla di Zielinski dopo un'azione veramente fantastica con la deviazione di Venuti. Però veramente nulla da dire a questo Napoli, e ancora una volta prestazione favolosa di Osimhen, gli è mancato il gol ma è stato veramente importante. Sì, sta davvero, come abbiamo detto in più di un'occasione, sia qui che a Prima Serie A, è la primavera in ritardo. A differenza del famoso brano di Laura Pausini e James Blunt, Primavera in anticipo, lui è arrivato in ritardo, ma sta sfruttando benissimo le sue occasioni, approfittando di un difficile momento di forma di Mertens, si sta caricando la squadra sulle spalle. Il secondo gol di Zielinski / autogol di Venuti, che poi è stato dato dalla Lega, parte da un cambio di campo che bellissimo. Faceva Cavani o Higuain, insomma, per dare quell'idea. Quindi davvero un grande giocatore, gioventù al potere, lo dicevi anche di Vlahovic, tantissimi l'hanno scoperto adesso, giusto dare a mio avviso i crediti a un nostro amico e collega Pasquale Giacometti, che all'epoca della primavera parlava di un Vlahovic come grandissimo giocatore, i fatti hanno dato conferma al nostro, come sempre, esperto e puntuale amico, e quindi sicuramente un giocatore che sta facendo tanto, è un calciatore che però il futuro allenatore della Fiorentina, che potrebbe essere tra i vari rumors proprio Gennaro Gattuso, ha chiesto di confermare, insomma, un giocatore classe 2000, beh, come dire, si direbbe nel basket, ricostruirci la franchigia, beh, sarebbe sicuramente importante uno come lui. Sarebbe veramente molto importante anche per la Fiorentina, che comunque un po' si dovrà ricostruire, certo. Anche il prossimo anno, deve risolvere un po' di questioni pendenti, e mi ha fatto male, già l'avevo detto anche a Prima Serie A, però mi ha fatto male vedere negli ultimi minuti Caglion anche un po' spaesato, sì. Quindi ci sono un po' di situazioni da risolvere in casa Viola anche per il prossimo anno, perché comunque l'ossatura c'è, sì. Ovviamente si cambierà sicuramente in panchina, l'ha detto anche Iachini, l'ha ufficializzato, sembra che Gattuso è un nome, sì, sia un nome tra i più papabili della situazione, anche se c'è ancora da risolvere il futuro di Gattuso, certo. All'ombra del Vesuvio, quindi diamo tutto per scontato, però chissà, aspettiamo di ascoltare la sua voce magari proprio domenica, si potrebbe rompere questo silenzio stampa magari. Al momento la comunicazione è affidata ai tweet del presidente, più qualche intervento video anche del vicepresidente Edoardo, quindi sicuramente è una situazione un po' particolare, però dicevi giustamente tu, anche a microfoni spenti, sembra certo l'addio di Gattuso, quando in realtà forse la squadra adesso è dalla sua, chissà che proprio non possa essere lo stesso gruppo squadra a parlare col presidente, a chiedere di ripensarci, perché insomma, l'abbiamo detto anche in più di un'occasione, Gattuso è un uomo d'orgoglio, è un uomo che nel campo ha sempre dato tutto, ha dato il massimo, sta facendo una grande stagione come allenatore,
diciamo, rovinare uno sposalizio così, beh, un po' fa dispiacere alla fine. Sì, ma anche perché ieri, prima di andare a dormire, facevo un ragionamento tra me e me e dicevo, se veramente la rottura fosse stata così insanabile da mesi, un uomo come Gattuso ce l'avrebbe fatta a resistere tutto questo tempo? Quindi è vero che magari sì, voleva portare al termine la stagione, però tutto il periodo delle dichiarazioni in diretta TV è veramente stato parecchi mesi fa, cioè non è facile restare poi 4-5 mesi in silenzio, quindi evidentemente o c'è stato un patto tacito e la situazione comunque un po' si è risolta, la matassa un po' si è dipanata, oppure effettivamente l'abbiamo fatta più grave del previsto, perché non credo se ci fosse stata questa rottura così tragica e così profonda che poi si sarebbe andati avanti così come se nulla fosse accaduto, proprio per il carattere di Gattuso ed anche per il carattere di De Laurentiis. Quindi evidentemente è stato anche uno sfogo in un momento delicato in casa Napoli, poi sicuramente hanno la necessità di incontrarsi faccia a faccia, lontani da telecamere, certo, da giornalisti, da dirette, da qualsiasi cosa, magari davanti a un calice di vino, a un bel amaro, per parlare di quello che è stato e di quello che potrebbe essere, però chissà. Ecco, quindi questo dal tuo punto di vista è stato un bene o un male aver introdotto questo silenzio stampa? Perché magari visto il momento poteva essere che Gattuso, qualche altra uscita che non piaceva al presidente, ha deciso di prendere questa strada che ormai va avanti però da tanti mesi. Al momento ti devo dire per forza un bene, anche perché poi i risultati sono arrivati, certo, ma più che altro perché entrambe le parti hanno gestito male proprio tutto il lato comunicativo, perché così come ho detto anche qualche mese fa, il Napoli stava andando veramente molto molto male, stava, certo, rischiando di essere risucchiato anche nella metà classifica, veramente con risultati molto negativi, l'eliminazione dalla Coppa Italia, dall'Europa League, sappiamo tutti che ci sono stati dei motivi anche di grandi defezioni, tutto il reparto più avanzato, giocatori con il Covid, lo stesso Osimhen, il centrocampo, quindi conosciamo tutti le problematiche che ha avuto il Napoli, però il momento di difficoltà c'era, certo, quindi qualcosa la società doveva fare e si è tutelata parlando soltanto con degli allenatori, perché ovviamente se Napoli avesse continuato inesorabilmente a perdere tutte le partite, qualcosa bisognava fare. Sì, perché non si poteva continuare assolutamente così e rischiare di essere risucchiati. Sicuramente c'è stata una mancanza di comunicazione, perché magari il presidente, noi poi ovviamente parliamo sempre di ciò che, certo, sappiamo, non di ciò che non conosciamo, però il presidente avrebbe dovuto parlare in primis con Gennaro Gattuso. Al contempo anche lui avrebbe dovuto parlare magari in separata sede con il presidente, non esternare in maniera pubblica in un momento di grande difficoltà anche sua personale, che stava attraversando, certo, un momento delicato anche per problemi personali, allora, tutto il suo malumore, perché lì poi si è creato un polverone esagerato, ogni settimana le solite domande sul suo futuro, tutto ciò che stava accadendo con il presidente De Laurentiis, e quindi l'unica soluzione, visto che poi la piazza di Napoli la conosciamo bene, già è molto molto calda ed è molto molto chiacchierona, perché ovviamente si vive il tifo H24, certo, l'unica soluzione era il silenzio stampa. Così è stato, infatti la situazione poi si è tranquillizzata. Situazione si è tranquillizzata anche da un punto di vista della classifica, il Napoli è padrone del proprio destino, in attesa di conoscere invece il risultato tra Torino e Lazio. Il Benevento non ha fatto però una gran bella figura contro il Crotone, è arrivata una situazione difficile, una squadra che non riesce a girare più, a mio avviso credo abbia anche abbandonato Inzaghi probabilmente il progetto dopo una cavalcata trionfale in Serie B lo scorso anno e tutti i presupposti per far bene anche quest'anno. Nella giornata in cui arriva la salvezza dello Spezia, che l'ha citata l'allenatore italiano, a inizio stagione era data per retrocessa 1,09, quindi una quota davvero infinitesimale, si riesce a salvare contro lo scetticismo di tantissimi. Il Benevento invece, che comunque avrebbe avuto l'obbligo di andare a vincere a Torino, però contro un Crotone, già retrocesso, una situazione di classifica delicata, con un uomo in più dal 24esimo, non chiude la partita e ci pensa Nwankwo Cosimi, che a proposito di statistiche diventa il secondo calciatore africano dopo un altro grandissimo, Samuel Eto'o, a raggiungere quota 20 gol in Serie A. La situazione si è complicata.
Sì, mi è quasi dispiaciuto di aver segnato poi e di aver messo in difficoltà il Benevento, ma appunto parlando di professionalità, certo, ovviamente alziamo le mani ed è stata anche lì gara vera, così come ci aspettavamo. Il Benevento ha fatto un percorso inverso rispetto alle altre squadre che si dovevano salvare, lo stesso Crotone, lo stesso Parma già retrocesse paradossalmente, poiché nel momento più tranquillo, dove aveva poi un gap anche abbastanza corposo rispetto alle avversarie, certo, alle sue spalle, che comunque stavano mollando un po' la presa, ha deciso di rallentare, forse un po' troppo convinta dopo la vittoria contro la Juventus che era fatta. Invece le altre hanno ricominciato a correre, hanno veramente avuto un rigurgito di grandissimo orgoglio fino alla fine, fino all'ultimo secondo di ogni partita contro le big, negli scontri diretti. Non hanno mai mollato la presa e lo abbiamo sempre detto, lo stesso Torino, il Cagliari che veramente ha avuto una reazione fantastica in tutte le partite nonostante il risultato, lo Spezia, sì, che avevamo dato quasi per moribonda, eppure in queste ultime giornate si è saputo rialzare, memore anche del bellissimo inizio di campionato che ha disputato e comunque ha fatto vedere veramente gran belle cose anche come qualità e come gioco la squadra d'italiano, quindi ha meritato assolutamente questa permanenza storica in Serie A. Il Benevento invece complice un po' le defezioni, un po' qualche problema interno, un sì, po' la gestione di Inzaghi che sicuramente avrà pagato anche un po' di inesperienza. Però è un peccato, Franci, è veramente un grandissimo peccato. Io spero che ovviamente la gara non è ancora terminata, quindi chissà, però spero veramente che si possa rimandare tutto al weekend e che se la possano giocare nella più cattiva, possiamo, certo, dire, delle partite e degli scontri diretti, perché forse sarebbe anche giusto così, anche se per quanto visto forse il Torino meriterebbe la permanenza in Serie A. Diciamo che servirebbe un regalo in famiglia da Simone Inzaghi per, esatto, per il fratello Filippo, per potersi, esatto, giocare tutto alla giornata numero 38. E allora l'assist lo colgo al volo e andiamolo a vedere, la giornata 38 che si apre sabato con Cagliari-Genoa, Sampdoria-Parma, Crotone-Fiorentina, tutte e tre alle 20:45, domenica alle ore 15 l'Inter ospita l'Udinese, alle 20:45 Atalanta-Milan, Bologna-Juventus, Sassuolo-Lazio, Torino-Benevento, Napoli-Verona e Spezia-Roma. Dunque tutte le squadre impegnate nella lotta Europa e nella lotta retrocessione, Atalanta-Milan un po' troppo scontata, scegliamo un'altra partita. Scegliamo un'altra partita, vabbè, io ti dico al di là ovviamente di quello che abbiamo appena detto, quindi Torino-Benevento, che sarebbe un po' la partita più importante per le sorti del Benevento, però occhi puntati su Bologna-Juve. Sì, beh, perché anche lì, diciamo ovviamente, che sì, proprio se la vogliamo dire così, capito, per darci quel minimo di imprevedibilità. Va detto, consideriamo anche come arriverà la Juve, non sappiamo se vincerà o perderà la Coppa Italia, ma potrebbe essere comunque un'influenza particolare questa qui. Esatto, però sicuramente è la gara più importante perché poi sono chiamate tutte alla vittoria, quindi certo, ovviamente il primo sguardo va in casa Milan, il secondo, anzi il primo in contemporanea va al Napoli, perché anche il Napoli non ha una gara assolutamente scontata, no, come anzi, tutte le gare dell'ultima giornata di campionato, anche perché il Verona non vince da un ben po', sì, leggevo le statistiche, da un mese e mezzo, quindi è particolarmente motivato a fare risultato proprio al Maradona, ovviamente, ma come è giusto che sia, certo, lo ripetiamo, ovviamente scherziamo, però mentre è tutto nelle mani, ad esempio nei piedi in questo caso del Napoli e anche ovviamente del Milan, bisognerà vedere anche il risultato appunto di Atalanta-Milan e della Juventus per avere un quadro più chiaro della situazione. Quindi occhio a queste tre in primis. Sì, sicuramente ci attendono partite entusiasmanti, per fortuna, come diciamo spesso, il calcio non ci abbandona, già in settimana, prima la Coppa Italia e poi sicuramente domenica tante partite importanti. Chiudiamo, come spesso facciamo, il campionato è finito della Casertana, ma ti voglio fare una domanda sul futuro. Nel fine settimana in conferenza ha parlato il presidente D'Agostino, ma ha parlato anche il nuovo responsabile marketing, quindi che stia cambiando qualcosa a Caserta?
Sì, assolutamente sì, si sta alzando l'asticella anche in previsione di questo. C'è lo stadio, conferenza dei servizi, insomma. Di questo grandissimo progetto dello stadio che si sta concretizzando, una conferenza stampa importante anche perché il presidente D'Agostino ci ha chiarito non solo a presentare la nuova area marketing che poi è quella scorsa che proviene dal Pescara, quando il Pescara comunque era in Serie A, quindi da un'esperienza sì, molto molto importante che forse mancava anche un po' allo della Reggia, ma nonostante ciò il presidente D'Agostino ha parlato un po' delle voci che c'erano state anche negli scorsi giorni di un possibile fallimento della società, invece ha voluto tranquillizzare tutti spiegando anche un po' le manovre della società certo, per spalmare i debiti che ha ovviamente pregressi negli anni scorsi che provengono persino dalle scorse società, e nonostante ciò ha chiarito anche delle situazioni che riguardano il mercato, poiché abbiamo parlato nelle scorse puntate tanto della centesima presenza in rosso-blu di Salvatore Santoro, ma sembra ormai certo che sia addio sia per lui che per Cuppone, importanti possibilità in categoria superiore certo, come immaginavamo tutti, e ha spiegato anche un po' le due situazioni diverse. Cuppone è un talento e possiamo dire, come ha detto lo stesso presidente, è anche sprecato in Lega Pro perché meriterebbe una Serie B, sì, un salto di categoria tranquillissimo. Ha detto anche che avrebbe avuto la possibilità di venderlo a gennaio, come ben sapevamo, sì, ma di comune accordo hanno deciso di non bruciare i tempi, anche perché all'epoca la Casertana a gennaio era imbischiata nella lotta salvezza, possiamo dire, era nei bassi fondi della classifica, quindi perdere l'attaccante principe perché Cassaldo era in difficoltà certo, comunque con tanti problemi fisici, sarebbe stato veramente un, possiamo dire, un harakiri in casa rosso-blu, un suicidio. Quindi hanno deciso così di proseguire insieme e dare poi la possibilità di farlo crescere ancora di più e di lanciarlo poi ovviamente in cadetteria. Per quanto riguarda Santoro, ha detto pubblicamente che è stato un errore di forma, è mancato il rinnovo negli scorsi mesi, anzi a inizio della scorsa stagione, quindi con alcuni membri dello staff che non fanno più parte del club rosso-blu, e quindi il giocatore è stato portato a scadenza e non c'è stato nulla da fare praticamente, ha tante richieste in Serie B e anche in questo caso ovviamente c'è grande dispiacere sia da parte della società che del calciatore, ma purtroppo è stata gestita male la situazione. Sì, certamente una, comunque oltre a questi discorsi che riguardano la rosa di Mister Guidi, che ricordiamo resterà ancora l'allenatore della Casertana. Scusami Franci, certo, giusto per farci una risata, molti colleghi di altre piazze della Serie C mi avevano chiesto ma Guidi è libero e hanno prolungato il contratto? Guidi resta a Caserta, quindi niente. Confermato tra l'altro non solo dalle indiscrezioni di Alessia, ma da un contratto che è stato firmato di comune accordo con il presidente D'Agostino, sta facendo un grandissimo lavoro. Tutta la piazza di Caserta si augura che possa continuare così, e magari con questi piccoli ma grandi investimenti che la società sta facendo, l'auspicio per tutta la popolazione della Reggia è che il club possa crescere ancora di più e chissà, magari puntare non ad una salvezza o a un primo turno di playoff, ma a qualcosa di un po' più importante. Ale, noi siamo in chiusura, prima di salutarci ricordo velocemente gli appuntamenti della settimana. Alessia la ritroverete alle ore 21:30 di venerdì con Prima Serie A, con noi invece l'appuntamento martedì prossimo come sempre con Sport 91 Live. Prima di salutarci però un pensiero, penso tuo, giusto, doveroso, a un maestro che questa mattina ci ha lasciato. Se n'è andato Franco Battiato, un uomo di grandissima cultura, 50 anni di grande musica, beh, lascerà un vuoto importante. Un voto molto importante, ma lascerà anche un'eredità musicale a tutte le generazioni, perché davvero la sua musica non ha età. Oggi è stato poi bellissimo, come spesso accade, riascoltare tutti i suoi pezzi, e ti posso spoilerare anche che non questo sabato ma il prossimo dedicheremo una puntata speciale di Parade proprio con le 10 canzoni più belle di Franco Battiato, quindi non vedo l'ora, un giusto omaggio doveroso. Assolutamente, quindi l'invito è quello di restare sintonizzati con le frequenze di Teleprima. Ale, come sempre grazie, appuntamento allora martedì prossimo. Grazie a te davvero, grazie mille. Grazie mille a voi, come sempre, per averci seguito. Allora martedì ore 21:30 qui a Sport 91 Live, grazie nuovamente, arrivederci e buona serata a tutti.